Allora, è importante che introduciamo la frequenza di taglio di un bipolare. E beh, non necessariamente di un bipolare, diciamo di un... Beh, facciamo di un bipolare, poi lo vedremo anche di un FET. Frequenza di taglio. Perché è importante vederlo? Perché è una quantità che si misura facilmente e è la quantità che sperimentalmente ci dà le informazioni sulle capacità interne del transistore, che poi sono utili per, come abbiamo visto prima, calcolare i limiti superiori di banda. Bene, quindi è un concetto che va introdotto, ripeto, perché è una quantità che si misura facilmente e che, come vedremo, ci dà delle informazioni sulle capacità interne. E quando conosciamo queste informazioni sul valore delle capacità interne, possiamo andare a calcolare e a progettare i limiti superiori di banda di un amplificatore. Va bene? Quindi il nostro flusso, diciamo, di progetto, anche di analisi, partirà sempre da cercare di capire da misure qual è la frequenza di taglio del bipolare, ricavare le capacità interne e quindi verificare il nostro amplificatore che limiti superiori di banda può avere. Allora, frequenza di taglio è una quantità che si indica con FT, in inglese si chiama anche cut-off frequency. Frequency. E ha una definizione precisa. È la frequenza tale che il guadagno di corrente in configurazione emettitore comune a quella frequenza con l'uscita in cortocircuito vale 1. Quindi la frequenza di taglio è la frequenza per la quale il guadagno di corrente del transistore in configurazione emettitore comune con l'uscita in cortocircuito vale 1. Quindi CC in configurazione emettitore comune. Quindi qual è la configurazione emettitore comune con l'uscita in cortocircuito? Vuol dire prendere il transistore così, mettere l'emettitore a comune, mettere l'uscita in cortocircuito e poi applicare una corrente in ingresso. Quindi IB è la corrente che applico in ingresso, IC è la corrente che misuro in uscita, la frequenza alla quale questo rapporto fa 1 si chiama frequenza di taglio. In continua questo rapporto è quello che noi abbiamo sempre chiamato beta F. Va bene? In continua. O beta F per le quantità grandi, HF piccolo per le quantità piccole, per le variazioni. Questo in continua. All'aumentare la frequenza questo rapporto cambia, a un certo punto vale 1 e quella è l'FT. Ok? Allora, vediamo a questo punto, per valutare bene da che cosa dipende l'FT, cosa facciamo? Facciamo questa analisi, prendiamo quel circuito e calcoliamo la funzione di trasferimento IC su IB in funzione della frequenza, quindi mettendo dentro le capacità interne. Allora, facciamo questo circuito di piccolo segnale e quindi metto la IB. Come vedete, è particolarmente vantaggioso il pilotaggio in corrente, calcolare il guadagno corrente. Per quale motivo? Vedete, io metto generatore corrente tra base e emettitore, poi disegno qua il circuito di Giacoletto, quindi qui ho RB'E, questa è RB, BB', questa è B'. Poi tra base e emettitore c'è anche la capacità CB'E, questa qui è la VB'E, tra base prima il collettore c'è la CB'C, questo è il collettore, tra collettore ed emettitore c'è GM'E,
VB primo E, e poi qui, beh, qui ci dovrebbe essere 1 su HE, e però poi tra collettore e emettitore è tutto cortocircuitato e l'IC la prendo qua. Allora, il fatto di aver messo l'ingresso col generatore corrente ideale e l'uscita in cortocircuito, come vedete, mi consente di dire, vabbè, la RBB' non conta, perché è in serie un generatore di corrente. Che non conta vuol dire non, diciamo, è come se non ci fosse, perché la corrente in quel ramo dipende solo dal generatore corrente, la tensione a capo di quel ramo dipende dal circuito esterno, l'RB non ci sta a fare niente. Se io cambio l'RB, l'unica cosa che cambia è la tensione a capo dell'RB, ma in tutti gli altri nodi del circuito non cambia niente. D'accordo? Perché può cambiare la tensione su RB e non cambiare niente su tutti gli altri nodi del circuito? Perché la variazione di tensione su RB è assorbita dalla variazione di tensione a capo del generatore corrente e quindi tutti gli altri nodi non si accorgono di niente. D'accordo? La corrente è imposta al generatore comunque di corrente. Okay. L'altra cosa che posso togliere perché non conta più, chiaramente, è l'1 su HE, perché essendo cortocircuitata non è attraversata la corrente, quindi è come, di nuovo è come se non ci fosse. Va bene, allora una volta fatto così posso scrivere l'equazione alla direi posso scrivere l'equazione alla maglia qua d'ingresso. Allora, cosa posso scrivere? Posso scrivere questo, che scriviamo l'equazione al nodo, più che facciamola al nodo B', che è l'unico nodo. Ok? Equazione al nodo B'. È l'unico nodo rimasto perché l'emettitore è il nodo di massa. Allora, lì come lo scrivo? La tensione su B', che è VB'E, per la somma delle ammettenze che arrivano a B', che sono 1 su RB'E più CB'E per S, più CB'C per S, quindi posso scrivere così, va bene? È uguale a IB. Quindi vedete, IB è noto, questa espressione mi dà automaticamente VB'E. Una volta che ho VB'E posso calcolare IC. Perché IC che cos'è? Beh, vedete, IC è praticamente ottenibile scrivendo l'equazione al nodo C. L'equazione al nodo C, la legge di Kirchhoff, quindi la somma delle correnti che arrivano al nodo C è nulla. Quindi qui cosa devo scrivere? Devo scrivere IC, che entra da questa parte, più la corrente che entra da questa parte, che è la tensione tra B' e C, ma C è massa, quindi è VB'E. VB'E per CB'CS, questa è la corrente che arriva dal nodo B'. La somma delle correnti entranti è uguale alla corrente uscente, che è GM VB'E. Quindi vedete, questa seconda espressione mi dà IC in funzione di VB'E. Quindi è fatta. Raccolgo, scrivo IC uguale a GM, scriviamo, prendiamo la pagina nuova, quindi sto dicendo è fatta, IC uguale a GM meno CB'C per S, tutto questo per VB'E, ma posto VB'E posso sostituire l'altra espressione, in cui VB'E dipende da B, quindi metto al denominatore 1 su RB'E più, quindi qui c'è 1 su RB'E più CB'E più CB'C, tutto per S è uguale a B, il B lo posso mettere di sotto. Quindi questa qui è la funzione di trasferimento, che corrisponde all'amplificazione di corrente
in configurazione emettitore comune con uscita, come abbiamo detto, con uscita in cortocircuito. Ok? Oh, questa qui la posso scrivere anche per comodità nella forma di Bode, cioè metto il termine noto in evidenza che è GmRb'E e poi di qua mi viene 1 meno GB'C diviso Gm per S e sotto c'è 1 più, perché ho portato via Rb'E, 1 più Rb'E che moltiplica Cb'E più Cb'C per S. Va bene, allora facciamo un pochino di considerazione. Quindi questa quantità qui che cos'è? È quella che abbiamo sempre chiamato HFE, no, GmRb'E è uguale a HFE. Ed è giusto che sia così, perché quello è l'amplificazione di corrente in configurazione emettitore comune con uscita in cortocircuito a frequenza 0, per S uguale a 0. Questo è IC sui B per S uguale 0. Come sappiamo? In funzione della frequenza, come si comporta invece l'amplificazione di corrente? Vedete, dall'espressione ha un polo e uno zero. Ok? Quindi queste sono le quantità che dobbiamo considerare. Il polo è a parte reale negativa, quindi un polo, uno zero. Il polo è a parte reale negativa ed è meno 1 su Rb'E. Cb'E più Cb'C per S. No, S non c'entra. Va bene? Lo 0 è invece il valore di S che ovviamente annulla il numeratore, quindi viene Gm diviso Cb'C. Questo polo è negativo, lo 0 invece è positivo. Polo è negativo come deve essere, lo 0 è positivo. Quindi in pratica, riscrivendo, abbiamo IC sui B è uguale ad HFE che moltiplica 1 meno S su SZ diviso 1 meno S su SP. Questa è l'espressione generale che ci consente di fare il diagramma di Bode. Ok? Di considerazioni prima di girare. Abbiamo due capacità e ci è venuto un polo solo. Va bene? Perché? Perché non sono indipendenti in questa configurazione. Infatti, se tornate indietro in questa configurazione, vedete, quando metto l'uscita in cortocircuito finiscono in parallelo e ho infatti il polo mi viene la capacità netta, che è la somma delle due, per la resistenza vista da quella capacità, che è l'Rb'E. Quindi questo è quello che mi aspetto ed è quello che ho. L'altra cosa che c'è da osservare è che la frequenza del polo, il modulo del polo, è molto più piccolo del modulo dello zero. Questo, se lo guardate, si vede abbastanza bene perché chiaramente guardate cioè il termine resistivo e il termine capacitivo nell'espressione a moltiplicare, no? La parte capacitiva è più grande del polo che dello zero, cioè la somma di due capacità ce n'è solo una nel caso dello zero. E questa è una differenza, però è una differenza onestamente abbastanza piccola, no? Potrebbe essere un fattore 2, un fattore un po' come meno di 2. Però c'è un'altra grande differenza, è che il polo ha
come termine resistivo a dividere RB primo E, e lo 0 invece ha 1 su gm. Ora, siccome gm per RB primo E è HFE, che è un numero tipicamente molto grande, dell'ordine del centinaio, questo vuol dire che ovviamente 1 su RB primo E è 100 volte più piccolo di gm. Centinaio, l'ordine del centinaio, può essere alcune centinaia, insomma, un centinaio, alcune centinaia volte più piccolo. Quindi, quello è il grosso della differenza. SP viene almeno 2 decadi più basso di SZ. Se provate, lo vedete, se provate a dividere e moltiplicare l'espressione di SZ per RB primo E, vi viene un denominatore praticamente uguale, il numeratore di SZ c'ha GM per RB primo E, cioè HFE, per questo va almeno 2 decadi sopra. Okay? Perché questo è importante? Perché possiamo andare a disegnare il diagramma di Bode della amplificazione corrente, quindi lo mettiamo in dB, in funzione della frequenza. Quindi questo su scala, mettiamolo di omega, visto che sto parlando di omega, la pulsazione, su scala logaritmica come si fa nel diagramma di Bode. Allora, io cosa mi aspetto qui? Mi aspetto di avere per frequenze che tendono a zero, quindi meno infinito in logaritmo, ho HFE in dB. Diciamo che 0 dB è questo. Poi a un certo punto qui posso disegnare le due singolarità, che sono il primo polo, il modulo, e il secondo, la seconda singolarità è l'altro 0. Allora, quando vado a fare il diagramma di Bode, io qui ho questa espressione. Qui, in corrispondenza al primo polo, devo nel diagramma asintotico cominciare a scendere di meno 20 dB per decade. E poi ho lo 0 e quindi l'amplificazione torna piatta. Ho un andamento di questo tipo, molto pronunciato perché sono lontane le due singolarità, ho detto almeno 2 decadi. Va bene? Quindi questa è la prima considerazione. Cosa importante da notare è che effettivamente qua, per limite per omega che tende a infinito, è inferiore a 0 dB, che vuol dire il modulo dell'amplificazione è minore di 1. Questo si vede bene se prendiamo il disegno di prima, anche dall'espressione che ho calcolato si vede, perché vedete quando se prendo questa espressione qui e faccio il limite per S, guardatelo qua, si vede meglio sulla parte dell'espressione in alto a sinistra. Se prendo quell'espressione e faccio il limite per S che tende a infinito, ok, contano solo i coefficienti di S e mi viene una cosa che è più piccola di 1, perché mi viene CB'C diviso CB'E più CB'C, okay, che tipicamente è minore di 1, di un fattore tipicamente più basso di un mezzo, viene da un mezzo a un quinto, insomma, dipende un po' dal tipo. Che la CB'E, quando il transistore è polarizzato in zona attiva, come abbiamo detto, è più grande della CB'C, quindi quel fattore è più piccolo di un mezzo. Quindi l'andamento è all'incirca quello che vi ho disegnato. Allora, su questo grafico si può indicare per definizione dov'è la pulsazione che corrisponde alla frequenza di taglio, ed è questa, è quella per cui il guadagno corrente vale 1, cioè 0 dB. Quindi dobbiamo calcolare questa quantità. Questa quantità è facile da calcolare perché conosciamo esattamente la funzione di trasferimento, d'accordo? Quindi facciamo il conto, si può fare anche un'approssimazione che torna abbastanza bene, e l'approssimazione è che la omega t sia ordinata in questo modo, sia nel mezzo tra SP e SZ, sia contemporaneamente molto più grande di SP e molto più piccola di SZ. Questo perché
mi torna comodo, perché per definizione i C sui B in corrispondenza di omega t, no? Quando al posto di S sostituisco j omega t deve valere 1, giusto? Quindi vado a fare la sostituzione, mi viene HFE per, qui ho 1 meno j omega t diviso SZ e qui c'è 1 meno j omega t diviso SP, tutto in modulo. Se guardo questa approssimazione, però omega t è molto più piccolo di SZ, questo vuol dire che questa frazione è trascurabile rispetto a 1, giusto? E omega t è molto più grande di SP, cioè al denominatore è l'1 che è trascurabile rispetto a quella frazione. Quindi qui, quando faccio questa approssimazione, mi viene, diciamo approssimativamente, HFE per 1 diviso per SP diviso omega t, da cui posso ricavare omega t. Quindi omega t viene uguale a 1 diviso HFE SP modulo per SP modulo, e che vuol dire, guardiamo l'espressione di SP che ho scritto prima, SP era questo, quindi devo fare H. Quindi era 1 su RB'E, CB'E più CB'C, quindi torno indietro, mi viene, qui RB'E diviso HFE che fa GM, diviso CB'E più CB'C. Questa è l'espressione a cui voglio arrivare. Vedete, quindi questa omega t dipende dal parametro solo dai parametri interni del transistore, per forza, perché ho ottenuto un circuito che ha solo il transistore, ed è funzione della transconduttanza e della somma delle due capacità. Questo è il motivo perché è utile, perché omega t le capacità non si riescono a misurare direttamente, però si misura bene omega t. A questo punto GM invece si misura facilmente e quindi dalle due si ottiene almeno la somma delle due capacità. E poi qual è una e qual è l'altra? Di solito ecco, c'è una misura che mi permette di ottenere la CBC in modo abbastanza facile, quindi faccio quella, estraggo la CBC da quella misura e per differenza estraggo la CB'E. Quindi questo è un modo tipico. Altrimenti, se uno non ha la misura sulla CB'C, fa quell'espressione, quella considerazione che si fa spesso, si dice vabbè, la CB' è circa il doppio della CB'. Che è un'approssimazione, è un po' un'approssimazione, ma come dire, in mancanza di informazione uno va con quello che può conoscere. Quindi la frequenza di taglio è questo omega t diviso ft, quindi ft diviso 2π greco, quindi FT è omega t diviso 2π greco e quindi è il GM diviso 2π greco CB'E più CB'C. Solito tutti i datasheet sono molto accurati sull'FT e viene dato questa espressione qui. FT in funzione di C. Di solito c'è sempre un grafico di questo tipo sui datasheet, perché FT dipende in modo abbastanza forte dai C, non fortissimo, perché vedete come va quell'espressione. L'espressione è quella là, no? E però in quell'espressione GM dipende da GM è proporzionale ai C, come abbiamo visto già, abbiamo già ricordato un attimo fa. Però anche la CB'E viene proporzionale ai C, quindi questa FT dipende in realtà dai C, ma non dipende in modo esagerato, perché approssimativamente numeratore e denominatore sono tutti e due proporzionali ai C. Tendenzialmente c'è quella crescita, proprio perché la CB'C non dipende dai C,
invece il resto sì, quindi quando cresce C il numeratore cresce più velocemente del denominatore, per cui c'è il tratto in salita. Il tratto in salita è semplicemente per quel motivo là. Quindi più o meno da qui a qua, da corrente minima a corrente al picco, la FT aumenta un fattore 2, non una cosa esagerata, no? Quindi un fattore 2, sì, forse anche un pochino più di 2, ma non tantissimo, anche se l'EC aumenta di, che ne so, di 3 decadi, no, di un fattore 1000. Poi a un certo punto in tutti i transistori bipolari si vede questo effetto qui di calo. C'è un massimo e poi c'è un calo. Questa è una cosa che corrisponde alla zona cosiddetta di alta iniezione. Che è un tipo di regione di funzionamento che non vediamo insieme e che corrisponde a una situazione in cui c'è talmente tanta corrente che diciamo, i portatori minoritari alterano significativamente la concentrazione e la carica presente nella base. Nel dettaglio è una regione di funzionamento che cerchiamo di non vedere ed è francamente relativamente poco utilizzata, perché le prestazioni del transistore calano, cala l'FT, quindi cala la capacità di cala l'FT, quindi tipicamente peggiora la banda degli amplificatori realizzati con transistori in quella regione di polarizzazione, perché vedete, a parità di GM, no? Quindi a parità di amplificazione in continua, se cala l'FT vuol dire che sono aumentate le capacità. Se sono aumentate le capacità vuol dire che qualunque configurazione abbiate fatto, il limite superiore di banda sta calando. Quindi le prestazioni stanno peggiorando, la banda diminuisce. Okay? Quindi è una cosa che è una regione che si cerca di evitare, viene utilizzata soltanto per applicazioni di alta potenza. Sistemi che devono gestire potenze elevate spesso si trovano a dover lavorare in alta iniezione, quindi come dire, avere questo peggioramento di prestazioni. Ma insomma, a parte poche eccezioni, è una regione che si cerca di evitare e si cerca di lavorare in questa zona. Ecco, questo è importante da tenere a mente, però se voglio estrarre tutta la banda possibile da un bipolare mi conviene polarizzarlo con correnti più elevate, le prestazioni migliorano. Ok? Va bene. Quindi questo è il limite, la frequenza di taglio del bipolare. Si definisce nello stesso modo anche la frequenza di taglio di un MOSFET. Esattamente nello stesso modo. Non vi faccio tutto il conto. Vi faccio solo vedere un po' dove che sono le differenze. In un MOSFET, ecco la domanda giusta che vi dovete fare, ma in un MOSFET non c'è non c'è corrente di base in continua, no? In pratica nel circuito del MOSFET la cosa che manca è questa RB'E, quindi in continua non c'è corrente di base, va bene, è vero, non c'è corrente di base in continua. Per il resto il comportamento è esattamente uguale, perché come aumento la frequenza chiaramente ho una corrente di base non nulla, perché la corrente di base passa dalla CB'E. Va bene? Quindi non vi faccio la dimostrazione, però ve lo dico: in un MOSFET, in un FET in generale, abbiamo che FT è uguale a GM diviso 2π greco CGS più CGD. Analogamente. Ora, cosa c'è da dire? Giusto una piccola considerazione. Vi avevo detto che il GM di un bipolare è molto maggiore del GM di un MOSFET. Sull'FT è difficile fare confronti, perché la tecnologia del bipolare e del MOSFET non è avanzata nello stesso modo. Vuol dire che i progressi negli ultimi 20 anni della tecnologia con MOSFET sono stati enormi, quelli della tecnologia con bipolare sono stati molto minori, perché è una tecnologia molto meno usata, per cui in pratica adesso l'FT dei MOSFET sono maggiori dell'FT dei bipolari, perché si riescono a realizzare dei transistori più piccoli con delle capacità
CGS e CGD più piccole. Quindi anche se il GM dei bipolari è avvantaggiato, le capacità dei MOSFET sono così piccole che l'FT complessiva adesso viene più grande. Ma adesso vuol dire da 5-6 anni questa cosa si vede. Non, insomma, effettivamente il vantaggio bipolare per l'alta frequenza era fino a qualche anno fa significativo. Anche, c'erano anche stati dei ricetrasmettitori per la telefonia mobile, no? Per un cellulare, che insomma nei primi anni 90 c'erano ancora stadi bipolari. Ma ormai non c'è più niente. Ok, bene, finiamo anche questo.